È stata chiamata Maria, la neonata trovata ieri mattina abbandonata vicino ai rifiuti a Calvizzano, in provincia di Napoli. La proposta è venuta dai sanitari dell'ospedale Santo Bono del capoluogo campano, dove era stata trasferita dal San Giuliano di Giuliano. Un modo, hanno detto i medici, per onorare la festa della mamma e la madre di tutte le mamme. Maria è stata notata da due sorelle di 26 e 21 anni, scese di casa intorno a mezzogiorno per acquistare un regalo alla madre. Poco dopo, un quarto d'ora circa, mentre facevano ritorno alla propria abitazione, hanno sentito il pianto della neonata e l'hanno vista a terra vicino ai cassonetti dell'immondizia, in via Ritiro. Secondo quanto hanno riferito i carabinieri, quando sono passate vicino ai contenitori, pochi minuti prima non c'era nulla, un lasso di tempo molto breve che potrebbe aiutare gli investigatori, con l'ausilio anche dei sistemi di videosorveglianza dei negozi, a tentare di risalire alla persona che ha abbandonato la piccola. Sono stati allertati gli ospedali della zona al fine di accertare se si è giunta qualche donna con problemi legati a un parto recente. Maria potrebbe essere nata circa 9-12 ore prima di essere abbandonata. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Una bambina di circa 3 kg, di carnagione chiara e che in questo momento gode di buona salute. Vorrei soltanto ricordare che nella nostra regione, come in tutta la nazione, vige una legge per cui le mamme che decidono di non poter affrontare una genitorialità responsabile possono sicuramente partorire tranquillamente in strutture pubbliche e lasciare in tranquillità i propri figli senza riconoscerli.